applauso a Castellammare io glielo farei anche, perché è un luogo davvero magico che ha bisogno di essere comunicato. Che ne pensate di questa manifestazione? È straordinaria perché riesce ad animare il paese, il parterre delle persone che si alternano sul palco è sicuramente di grandissimo rilievo, c'è divertimento ma c'è anche tanta cultura e quindi sicuramente una formula vincente soprattutto per la valorizzazione del territorio. Le realtà si identificano con la loro storia, con la loro cultura. Chi ha la fortuna come questo luogo meraviglioso di avere una storia di mare, è chiaro che se non la utilizza non ha capito bene quali sono le proprie potenzialità. Diceva un commerciante, abbiamo lavorato tutti, dall'ultimo bar in periferia del paese fino a quello più prossimo al palco. Un'occasione anche per dare a Castellammare, come dire, un respiro non soltanto sulle attività che tradizionalmente sono coinvolte, ma a questo punto tutte le attività commerciali, la ristorazione, la ricettività alberghiera, extraalberghiera, un paese che è già in piena espansione turistica, ma questo dà una marcia ulteriore in più e soprattutto mette i riflettori, grazie anche all'intervento di tutte le persone che si sono alternate sul palco, un respiro nazionale, dà anche spazio, come dire, ad una riflessione culturale e fa conoscere quello che c'è anche oltre Castellammare nei dintorni. E quindi sicuramente di grande interesse, spunti anche di riflessione, di attualità, linee di sviluppo futura per il paese. Si inizia a fare sul serio. Sì, assolutamente sì, credo che al di là, diciamo, di quello che sta facendo l'amministrazione, ecco, adesso la scommessa è che tutta la comunità locale si appropri di un format del genere, cioè comprenda che al di là di un piccolo magari disagio che ci può essere nella gestione dei parcheggi, eccetera. Posso fare il cattivo, giornalista cattivo, adesso devono essere i castellammaresi a non fare i paesani e vedere oltre le beghe, le semplici sfumature che magari ci sono state. Abbiamo un precedente che è quello del Couscous Fest. Il Couscous Fest all'inizio, 20 anni fa, non è stato accolto con favore, però a distanza di tempo si è capito che quello era un volano importantissimo per tutta l'economia del territorio. Io credo che questa scommessa verrà vinta e che sia i castellammaresi che anche la comunità limitrofa di Alcamo possano capire che questa è un'opportunità per tutti. Una proprietaria di un'attività commerciale. Queste manifestazioni così fatte bene poi, senza ombra di dubbio, portano gente. Mi confidi da gente seria che sei? Hai lavorato? Abbastanza, si vede.